Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi litigando. Come da tradizione vi ho chiesto di scrivermi su Instagram le vostre opinioni poroverse. E oggi, in questo video ricchissimo, risponderò a tutte le vostre unpopular opinion. Quindi se volete partecipare ai prossimi episodi di questo format, mi raccomando, seguitemi su Instagram, dove tra l'altro abbiamo appena superato i 3000 followers, numeri che fanno girare la testa. Cercherò di rispondere a tutti, ma siccome ho ricevuto più di un centinaio di risposte, alcune di queste, per forza di cose, verranno tagliate. Tutti gli abbonati al canale, sia qui su YouTube che su Patreon, avranno accesso, tra i vari extra, alla Director's Cut di questo video. Quindi se volete supportare il canale e ricevere in cambio dei bonus poracci al 100%, questo è il momento giusto. Un grazie gigantesco a Toggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Partiamo subito con una bella opinione poroversa. L'ultimo Mario 3D degno di essere giocato è Sunshine. Tutto il dopo è sopravvalutato. Madonna, cattivissima. Luca proprio spietato. Mi sembra un parere troppo eccessivo. Sono d'accordo che magari Sunshine è forse una delle ultime grandi sperimentazioni, ma non è neanche vero perché anche Galaxy era un super rischio, quindi non lo so, non sono d'accordo. Forse è l'ultimo titolo imperfetto, perché magari quelli dopo son troppo perfetti. Forse giusto questo ti potrei lasciar passare. Per il resto non lo so, in caso argomenta nei commenti, perché sono curioso di sapere cos'è che lo rende diverso da quello che è venuto dopo, e soprattutto perché tutto quello che è venuto dopo non vale la pena. È molto duro come parere. Iniziamo malissimo. L'ultima ragazza con cui ci ho provato ritiene Scarlatto e Violetto belli e divertenti. Attenzione però, bisogna capire una cosa: ci hai provato e hai scoperto dopo questa cosa, e quindi poi ovviamente hai subito lasciato perdere, oppure ci hai provato proprio perché sapevi di questa cosa e quindi sapevi anche aveva degli standard molto bassi? Perché in caso ti direi di lavorare sull'autostima. Ecco, questo potrebbe essere un bel primo passo. Star Fox Zero, miglior capitolo della saga. Penso tu sia uno dei pochissimi ad avere questa opinione. Forse dai, concettualmente anche poteva essere un po' il più ricco, un episodio ricchissimo. Purtroppo quel sistema di controllo segava le gambe a tutto quanto, anche a quello che le gambe non aveva. Quindi era ingestibile in tutti quanti i suoi mezzi di trasporto, ed è un po' un peccato perché doveva essere un gioco che faceva vedere le capacità di Wii U, ma a quanto pare nessuno ha ben capito come sfruttarle al 100%. C'è di meglio, probabilmente era il più ambizioso, però si tratta un po' di un buco nell'acqua. Bene, ma non benissimo. Visto a posteriori, Let's Go è il gioco Pokémon migliore dell'era Switch, ed anche da amante della pixel art riconosco la sua qualità estetica sopra la media e gli sfondi di battaglia ben curati. Beh, guarda, lo sai perché è il migliore? Perché anche quello su cui hanno dovuto lavorare di meno, perché bene o male ci avevano già tutta la pappardella pronta, è la terza o quarta volta che c'è sta un remake della prima serie, quindi insomma è un titolo straconservativo che si prendeva zero rischi. Puntava poi su delle mascotte già, e tutta un'estetica, una lore già sviluppata, quindi è stato semplicissimo. E soprattutto poi mi dirai, cioè non è che ci vuole molto essere il migliore quando la competizione è quella che è. Anche il remake di Diamante e Perla, pur essendo anche lui un titolo estremamente conservativo, l'hanno completamente cannato, l'art style inguardabile per quanto mi riguarda. Quello dell'Overworld, lo stile cibi proprio male, non si può fare. Quindi sì, sono d'accordo, però ci voleva anche poco. Comunque top avatar, bellissimo Celeste. Ehi Poro, se penso che Super Smash Bros. Sia il migliore Smash Melee, so poraccio? Quindi pensi sia migliore di Smash Melee? No, non sei poraccio, anzi sei poraccio perché sei su questo canale, però ti direi semplicemente che sei molto giovane, o comunque più giovane di me, perché io sono dell'idea, ho questa teoria, che tutti quelli che hanno giocato Melee all'uscita ne sono rimasti folgorati e innamorati, e poi quando è arrivato Brawl, per quanto fosse figo, per quanto fosse un passo in avanti, non aveva assolutamente la stessa magia. Quindi se hai vissuto in prima persona quei due periodi storici, prima GameCube e poi Wii, secondo me è difficile accontentarsi di Brawl. E soprattutto se sei un appassionato di competitivo, Melee è irraggiungibile. Anzi, Brawl è forse uno dei più deboli in assoluto per quanto riguarda il compartimento degli hardcore gamer.
Secondo te ci sarà mai una remaster remake di Tomodachi Life? Ma in un mondo dove è stata fatta una remaster di Miitopia, perché no? Per quanto Tears of the Kingdom migliori in tutto ciò che si era già visto in Breath of the Wild, quest'ultimo rimane più innovativo. Vabbè, è ovvio, cioè è un seguito diretto che si rifà sugli stessi asset, sulla stessa mappa, anche la storia è una continuazione, non ha nessuna pretesa di essere innovativo, però insomma aggiunge anche tanto e migliora sotto altri punti di vista. È un perfezionamento, è un 2.0, ma questo non è per forza un fattore negativo. Hollow Knight preclude aree piene di lore ai giocatori non hardcore, e questo è un grandissimo difetto. Ma guarda, posso essere d'accordo, però in generale direi che proprio il concetto di lore è un auto-escludersi, è un non accontentare il giocatore che semplicemente gioca e va avanti. Io per esempio sono arrivato alla fine di Hollow Knight e della storia non ci avevo capito assolutamente niente, e ho dovuto recuperare le wiki, le cose, le teorie eccetera eccetera, perché è un racconto di per sé molto oscuro, che richiede tantissima attenzione, che richiede un certo tipo di studio. Tim Cherry ha deciso di riportare questo approccio anche per quanto riguarda il gameplay. È un gioco estremamente respingente, come però il concetto stesso di lore, e quindi sì, capisco la frustrazione, ma in realtà penso che parte del fascino sia dettato proprio da questa sua non accessibilità. C'è anche da dire che c'è anche di molto peggio, ecco, però capisco la tua frustrazione. Ed ecco che ritorna Fradig: chi ha l'abbonamento doppio merita doppia menzione a fine video. Sono d'accordo, prima o poi rifarò la land card finale, non so se l'hai notato, ma comunque ho cambiato la voce che c'è sotto. Però ti dico, intanto accontentati delle fantastiche, incredibili emoji e stemmi personalizzati che hanno soltanto quelli abbonati al canale qua su YouTube. Ragazzi, è una cosa pazzesca, c'è Mario che indica, c'è Beningle, c'è tutto. Lore 100% poraccia e facilmente accessibile. Sapete cosa fare. Wii U migliori Switch in alcuni tratti, ma quali? Quelli che non si sono mai visti. È una console che non aveva giochi, non aveva nulla. C'era un'idea carina, ma non è mai stata sfruttata. Capisco il volerli bene, io li voglio benissimo. Capisco che c'aveva delle cose interessanti, ma cioè, c'è un motivo se non si è comprata nessuna. Dai, mi sembra veramente eccessivo questo metterla sopra la Switch. La puoi preferire, sì, però migliore addirittura. I giochi troppo difficili andrebbero vietati per legge. No, assolutamente no. Ma che dici? Se dici una cosa del genere, fai il gioco di quelli che dicono i giochi troppo facili andrebbero vietati. Non esistono cose troppo in assoluto, non bisogna ragionare in assoluti, per assoluti. E ognuno fa quello che si sente di fare. C'è bisogno di giochi difficili tanto quanto di esperienze rilassanti. E non è detto che tu, che oggi cerchi qualcosa di molto semplice e rilassante, un domani non possa volere un Souls-like o un qualcosa di più impegnativo. Quindi dipende molto da quello che si cerca in quel determinato momento. E il mercato è bello perché è vario, ma soprattutto il mercato è bello perché è Mario. I JRPG a turni fan cagare, spezzano il ritmo della storia in certi punti, sono noiosi e lenti. Allora, io capisco questa avversione verso un tipo di gameplay che è un po' un relitto del passato, ci posso anche stare. Però, se sono noiosi e lenti, in realtà non è un problema di gameplay, ma è proprio un problema di scrittura, è proprio un problema di incedere del racconto, che è un fattore su cui gli scrittori giapponesi molto spesso dimostrano di avere dei parametri completamente diversi dai nostri, e tutto nasce da delle sensibilità culturali completamente diverse. Quello che dico è: il problema non sono i combattimenti a turni, ma il problema è proprio il modo di scrivere le cose e il modo di catturare l'attenzione dei giocatori. Per dirti, uno dei giochi più lenti, più noiosi, più diluiti e più una mazzata sui poroni a cui ho giocato negli ultimi tempi è Final Fantasy XVI, che è proprio l'opposto del combattimento a turni, eppure io proprio mi ha frantumato l'anima. Ho odiato Final Fantasy XVI, ragazzi, con tutto me stesso. Skyward Sword è il miglior Zelda, ma troppo assolutista come affermazione. Innanzitutto bisogna prendere la versione HD e bisogna specificare, perché la versione base per me è uno dei peggiori Zelda in assoluto, la versione HD è uno dei migliori Zelda in assoluto, te lo posso passare, però poi bisogna sempre distinguere
tra un pre Breath of the Wild e un post Breath of the Wild. Se andiamo a prendere l'impostazione classica ci può stare, però bisogna anche rendersi conto che è completamente diversa da quella che, da quello che giocheremo oggi. E poi soprattutto ti dico, è il miglior Zelda oggi che c'è nostalgia di quel tipo di formula. Ma quando uscì in realtà Skyward Sword, la gente si era stancata del classicismo, la gente voleva qualcosa di nuovo, e purtroppo Skyward Sword era un reiterare all'infinito con tantissimo backtracking proprio quei concetti e quegli elementi di game design che la gente non sopportava più. Quindi c'è in corso, in atto, una rivalutazione del gioco, ma solo perché inizia a mancarci quell'impostazione. Ma ti assicuro che 10 anni fa una frase del genere sarebbe stata impensabile. Spider-Man 2 non sarà il GOTY, è l'unione degli altri due giochi, solo con qualche mossa in più e la story. Guarda, purtroppo questo ragionamento non funziona, perché lo puoi rigirare su qualsiasi cosa, anzi lo puoi rigirare su Tears of the Kingdom, e con la tua stessa impostazione potrei dire è semplicemente Breath of the Wild 2, è semplicemente Breath of the Wild con le isole nel cielo. C'è qualche potere in più, ma il resto è uguale. Bisogna andare un po' più a fondo e soprattutto bisogna aspettare che esca e bisogna giocarlo per esprimere un parere. I videogiochi sono pura arte e non dovrebbero essere screditati. Io la smetterei di fare una... di appellarci alla pura arte, perché è una cosa che non ha assolutamente senso. Bisogna rendersi conto che i giochi possono essere arte, ma sono innanzitutto un prodotto di consumo e possono dare delle grandi soddisfazioni, delle grandi emozioni, possono insomma essere delle esperienze estetiche importanti nella formazione di un individuo, possono essere anche puro cazzeggio, non pura arte, possono essere noia totale, come possono essere un buco nero dove perdere centinaia di ore. Sono un medium molto molto specifico, appartengono a un medium molto specifico con determinate caratteristiche. Non va screditato, ma non va neanche messo su un altare rispetto alle altre discipline. Si tratta comunque sempre e comunque di intrattenimento, e tale è. Smettiamola per forza di vederci qualcosa che non c'è, e o di elevare le cose a qualcosa di incredibile, di puro. No, sono prodotti commerciali, ci troviamo nell'industria dell'intrattenimento, ma questo non significa comunque che non ci siano delle cose molto importanti, non ci siano delle cose che ti possono cambiare la vita, semplicemente sono giochi. Ecco, questo è il primo di tantissimi commenti. Ragazzi, queste non sono opinioni, sono sentenze, e sono d'accordo, non sono d'accordo, potrei esserlo. Presto comunque uscirà la recensione di Tears of the Kingdom, lo giuro, ho promesso che uscirà il giorno dei The Game Awards. Però se voi volete argomentare queste opinioni proverse, cioè se volete che io le prenda in considerazione, dovete argomentare un po' di più. Super Mario 64 overrated, perché sopravvalutato era brutto da dire. Meglio Superman 64, perché ultra uomo era brutto da dire. Comunque, guarda, va benissimo, però ora mi pubblichi un video dove giochi e finisci, giochi e prendi 10 stelle in Superman 64 e subito dopo giochi e finisci almeno 2 livelli di Superman 64, va bene, poi ne riparliamo. Zelda Link Between Worlds, best Zelda. Per me, ecco, questo qua è uno Zelda underrated, come diciamo noi commentatori giovani, perché se lo sono filato in pochissimo, ma in realtà è fenomenale, perché è l'anello di congiunzione perfetto tra il classico e il nuovo, perché è un remake di A Link to the Past, però in realtà è pure un sequel, e allo stesso tempo è pure una sorta di anticipazione di quello che sarà l'approccio open world di Breath of the Wild, che però poi riprende pure un po' le origini della serie. Per me è un gioco fantastico, dovrebbero giocarlo tutti quanti, soprattutto chi ha apprezzato Link to the Past, ma anche chi ha apprezzato il nuovo corso di Zelda. Secondo me è proprio quel gioco nel mezzo che può accontentare tutti quanti, bellissimo. 3DS miglior portatile Nintendo, è una grandissima portatile, la migliore non lo so, non credo. Comunque ti consiglio di vedere la mia classifica che avevo fatto un annetto fa su questo canale, la trovi, le migliori portatili Nintendo, dalla peggiore alla migliore. Grandissimo video, per me uno dei migliori degli ultimi 10 anni, pazzesco, GOTY. Ma vale davvero la pena avere così tanto hype per Switch 2 e il rischio delusione così si alza? E beh, questo è proprio un modo di vivere le cose. C'è chi volutamente parte sempre con le aspettative a terra in modo che non potrà mai rimanere deluso, e chi invece quando vede una cosa nuova si emoziona e prende il rischio di ritrovarsi col cuore spezzato. A tal proposito, quando sono andato al Game Vintage Market la scorsa settimana, stavo parlando con un fan, con un poraccio,
più grande di me, e discutevamo proprio di questa cosa, che vuoi o non vuoi l'uscita di una console Nintendo è sempre un'emozione, è sempre un evento, se sei veramente appassionato è impossibile vivere un evento del genere con distacco, anche se poi magari sai che ci saranno 10.000 problemi, sai che dopo una Wii c'è sempre una Wii U, quindi non è che siamo illusi. Però quando c'è l'affetto, quando c'è l'emozione, quando c'è la passione, il disastro è sempre dietro l'angolo. I Metroid in 2D sono meglio dei Prime. Ma no, ma che follia, che follia. Invece guarda, ti dico che per me, che sono una persona inclusive, non esiste distinzione di genere tra il 2D e i Prime. Sono tutti la stessa identica cosa, e il miracolo dei Prime è proprio quello di riportare in tre dimensioni quella che era un'impostazione fino a quel momento vissuta solo bidimensionalmente. Quindi per me Prime e Super Metroid, Prime è un po' il remake di Super Metroid, e sono la stessa cosa vista da una prospettiva diversa. Capolavori, è impossibile sceglierne uno sull'altro. La next gen è a metà del suo ciclo vitale, grandissimo Nanni, Barba Nanni, top poraccio numero uno. Possiamo dire che è la peggiore di sempre per noi del 90. Allora, sono d'accordo, perché sicuramente siamo anche invecchiati, A parte del 90 ci sarai te, però comunque vabbè. È una next gen sicuramente moscetta, che ha dato ancora pochissimo. Siamo arrivati a metà del ciclo vitale, quando in realtà forse dovremmo stare alla fine del ciclo vitale. In altre occasioni sarebbe stato così. Sono cambiate tantissime cose, c'è stata in mezzo una pandemia che ha fatto veramente un casino, ha dilatato i tempi all'infinito, ma stanno cambiando anche i tempi di sviluppo, e secondo me non aiuta neanche il fatto che Nintendo si sia messa trasversalmente rispetto a quella che è la next gen, e quindi a livello di produzioni non capisci, cioè non c'è mai stato veramente lo stacco tra nuova generazione, generazione corrente, old gen, eccetera eccetera, quindi c'è questo periodo di estrema confusione, e soprattutto non si è percepito il salto qualitativo, quel fattore oh mio Dio qui sta cambiando qualcosa, che solitamente c'è con le generazioni di console. Non lo so, magari siamo un po' più disillusi noi, chi lo sa, è difficile da definire, però sicuramente il mercato è in una fase di stallo, e scordiamoci un anno come il 2023 nei prossimi 5 anni, e soprattutto te ne rendi conto dal fatto che per fare delle grandi produzioni i tempi si sono dilatati all'infinito, e ci vuole tanto 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 tempo, tanti investimenti, tanti sforzi, soprattutto prendersi tanti rischi per proporre qualcosa di grande e innovativo, e quindi è un problema. Si vede che si sta andando avanti a livello di innovazione proprio col freno a mano tirato. Quindi ti direi sì, per ora generazione peggiore di sempre. Wonder Boy e Dragon's Trap, migliore remaster del decennio. Oddio, di sicuro è una delle migliori, molto figa, però non sono affezionatissimo al gioco originale, quindi magari non ho neanche apprezzato tutto quello che era stato fatto. Per dirti, a me emoziona molto di più la remaster di Metroid. Quella per la Prime è qualcosa di fantastico, però a quella di Metroid gli manca lo switch in tempo reale tra vecchio motore grafico e nuovo motore grafico, quindi un po' sì, c'è qualcosina che manca, però non ho tutta questa familiarità con Wonder Boy, però se non altro anche la confezione era fighissima. Super Paper Mario è migliore del portale millenario? Mai nella vita, mio caro Olimar, l'ho detto già più volte, per me è l'inizio della fine. Ha sempre una scrittura brillante, ma come gioco, mamma mia, io l'ho sempre trovato di una lentezza infinita, noioso, nonostante abbandonasse l'impostazione da JRPG puro, tutto quello che è venuto dopo non mi è interessato, ma già quel titolo, quando lo giocai la prima volta, mi deluse parecchio. Preferisco ad esempio Origami King. Le versioni vecchie dei giochi rifatti nelle nuove gen non sono affatto ingiocabili, inaccessibili. Allora, non credo di aver capito bene quello che ci vuoi comunicare, su cosa vuoi litigare, però forse ti riferisci al fatto che certe remaster non sono necessarie, perché ci sono comunque le versioni vecchie che sono ancora giocabilissime. In molti casi sì, in altri no, poi dipende dal singolo utente, magari sei, non lo so, non ti sei mai giocato Final Fantasy VII, che fai? Boh, io andrei direttamente di remake a questo punto, però allo stesso tempo c'era veramente bisogno del remake di The Last of Us Parte 1? Considerando che pure la remaster è accessibile sulla stessa console, probabilmente no. Red Dead Redemption, te lo giochi su Xbox, ci sono 10.000 cose,
e casi differenti, bisogna analizzare di volta in volta se valga la pena o meno. Sono d'accordo con te, magari, che tantissime cose sono super pigre e trascurabilissime, e è un po' una presa in giro che appunto su delle piattaforme dove sono facilmente accessibili i giochi vecchi vengono proposti degli appres e poco altro. Però dipende pure anche dalla storia di chi gioca, se hai vissuto in prima persona quel periodo storico, se hai voglia di sbatterti a recuperare hardware originali, eccetera eccetera. Molti preferiscono giustamente avere tutto quanto pronto e facilmente accessibile. Wii Music è sottovalutato, la performance alle 3 del 2008 di Nintendo non è troppo cringe. Nico, scrivi nei commenti qual è un momento cringe delle 3, cioè scrivimi nei commenti qual è un momento più cringe di quello là, possibilmente rimanendo tra le big, perché se poi vai a tirare fuori le presentazioni e cos'era di Capcom forse, quella, vabbè, ci sono state certe veramente assurde, però anche le 3 di Sony di PlayStation 3 non sarà mai ai livelli di Wii Music, mi dispiace. Gli indie si stanno via via conformando con progetti veramente troppo simili tra loro. Non sono d'accordo, più che altro è che il mercato degli indie si sta ingigantendo, quindi ci sono molti prodotti che si assomigliano, ma comunque c'è sempre tanto spazio per idee geniali e innovative, o comunque prodotti semplicemente riusciti. Questi giorni mi sono giocato Sea of Stars, bellissimo. Sto giocando Cocoon, ve lo consiglio. È uno degli autori, è stato uno dei due autori di Limbo e di Inside. Cocoon, pazzesco proprio, incredibile. Ci sono ancora tantissimi esempi del genere, sia di titoli che semplicemente fanno il loro e non reinventano la ruota, ma anche di titoli invece che, porca miseria, ti fanno riflettere che effettivamente c'è ancora spazio per sorprendere il giocatore. Che sta diventando molto affollato come mercato e bisogna imparare a scegliere. Per me la Trito Star è stata una buona operazione. No, guarda, cioè di sicuro è stata una buona occasione per potersi rigiocare i vecchi Mario in 3D, ma una buona operazione dove? L'hanno tolta dal mercato, l'hanno resa artificialmente rara. A livello di contenuti non ha niente, a livello di emulazione fa schifo, a livello di riproposizione e emulazione è tutta sbagliata. Hanno preso 3 ROM e l'hanno buttate così, sto semplificando, eh. Non è stata una buona operazione, è stata una buona occasione. Poi soprattutto per chi non li aveva mai giocati è stata perfetta. Ed eccoci, Tears of the Kingdom è meglio di Breath of the Wild, di questi si può andare avanti all'infinito. Vi ricordo che la mia opinione l'avrete nella recensione che arriverà, quando arriverà. Smash Ultimate, miglior gioco di sempre? Oddio no, non lo so, ha tantissimi difetti, un multiplayer che non funziona, l'assenza di trofei, la modalità in single player ridicola. Tra l'altro uno dei primi video che mi andò bene sul canale era proprio incentrato sui 5 difetti al lancio di Smash Ultimate, recuperatelo subito! Animal Crossing New Horizons è il peggiore della saga? Marco, è dal 2020 che ripeti sempre sta cosa, direi che è il momento di andare avanti. La vita va avanti, Animal Crossing va avanti. Soprattutto stiamo parlando di una serie dove esiste anche Amiibo Festival. Dai, su. I party game sono divertenti anche in solitaria. Non che non arrivo all'uva. Oddio, non lo so. È un'opinione un po' così. Scrivi nei commenti più che altro se c'è un party game che ti sei sinceramente divertito a giocarlo in single player. Sono curioso. Prima però di procedere, vi ricordo che questo video è sponsorizzato da Otoji Retro Games. Sapete tutti quanti che sono un appassionato di retro gaming e collezionismo, e proprio per questo sono felice di collaborare nuovamente con Otoji Retro Games, uno dei migliori e-commerce in circolazione, e vi invito a dare un'occhiata al sito e ai suoi profili social perché vengono aggiornati in continuazione e ogni settimana troverete tante novità aggiunte al catalogo e anche prezzi strainteressanti. Ce n'è veramente per tutti i gusti, dai giochi loose fino ai pezzi più rari e ricercati, e se volete Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato e di permuta. Trovate tutti i link di Otoji in descrizione e mi raccomando, in caso, diteli che vi manda Poro. Ancora un grazie gigantesco a Domenico e Otoji per supportare il canale. E andiamo avanti. I Souls hanno stufato e sono la rovina degli action in terza persona. No, la rovina perché? No, non sono d'accordo. Alla fine sì, è un genere ormai strabusato, però comunque continuano a uscire anche action che non sono dei Souls-like, aggiungere per fortuna. E ora che i Souls hanno stufato è il momento perfetto per me per iniziare ad approcciarmici. Super Mario Bros. Wonder batterà Spider-Man 2 a livello di incassi, visto che escono entrambi il 20. Oddio, non lo so. La domanda è, cosa ti cambia a te se succede o meno?
assolutamente nulla. È difficile da dire, tu pensa anche che comunque giochi come Spider-Man a un certo punto si svalutano parecchio, quindi vendono tanto ma poi fanno incassare anche di meno. Ragiona anche che abbiamo due basi installate da console completamente diverse, quindi è normale che un titolo come Wonder arrivi a molta più gente, ma soprattutto è un discorso che, cioè, rendiamoci conto, a livello qualitativo non cambia assolutamente nulla, quindi andiamoci molto cauti con questi parallelismi. 3D Land top underrated, perché fa da controparte all'overrated di prima. Sono d'accordo, vale lo stesso discorso di A Link Between Worlds. I giochi 3DS probabilmente li hanno giocati in tanti, ma in molti pochi se ne ricordano. Un peccato. La parte migliore di Tears of the Kingdom è il cielo, che offre costanti enigmi ambientali ed è estremamente. Allora, io sono nettamente in disaccordo, perché ho trovato il cielo la parte meno ispirata e più raffazzonata, dove si ripetono tantissimi asset, si ripetono proprio le strutture di level design, non mi ha convinto per niente. Ho trovato molto più interessante come viene ricontestualizzata tutta la parte che già conoscevamo della mappa, ma soprattutto per me la zona proprio più incredibile, più assurda, che non mi sarei mai aspettato mi sarebbe piaciuta così tanto, è il sottosuolo, pazzesca. New Super Mario Bros. Wii, migliore gioco della serie New? Non sono d'accordo, per me quello per DS che sto rigiocando proprio in questi giorni è quello più ispirato, ma se non altro, sì, è vero, gli manca il multiplayer, almeno quello bello corposo del Wii, ma il problema è che l'episodio per Wii si vede che ha il level design pensato per il multiplayer, e questo fa sì che proprio i livelli siano vuoti, c'è molta meno roba, invece quello per DS era molto più denso, molto più convincente. Mother 3 meglio di Ocarina of Time? Non elaborerò oltre, no, invece devi proprio elaborare. Cosa c'entra un paragone del genere? Sono due cose completamente diverse. Da una parte abbiamo un titolo molto più incentrato sulla narrativa, su alcune idee di game design molto particolari, una produzione soprattutto molto più piccola, molto più intimista, e dall'altra c'hai tipo uno dei giochi più importanti di sempre, che magari sarà invecchiato male, che magari non avrà più l'impatto di 30 anni fa, però porca miseria, cioè rimane una pietra miliare del genere, quindi... Non lo so, è proprio inutile metterle a confronto. Pikmin 4 ha una storia abbastanza deludente. Ora, dimmi cosa ti aspettavi dalla storia di Pikmin 4. Cioè, la storia di Pikmin, non lo so, è come dire, beh, però la progressione narrativa di FIFA, boh, mi ha un po' deluso. È un gioco di Pikmin, è stupidina la storia, no? Cioè, non so cosa ti aspettavi. Anzi, alla fine c'è pure un bel colpo di scena inaspettato. Mario 64 sopravvalutata, eccola. Ha fatto la storia, lo accetto, ma ad oggi non è il migliore di sempre come si legge. Perché sopravvalutato? No, semplicemente devi pensare che chi dice questa cosa molto probabilmente ha giocato a Super Mario 64 appena uscì. E quelle cose purtroppo dalla testa non te le levi mai, rimangono. Rimangono impresse, rimangono proprio bruciate nella tua corteccia cerebrale, e così è. E quindi non potrà mai essere sopravvalutato, più che altro andrà sempre e comunque contestualizzato, e sempre e comunque devi pensare che è uscito 30 anni fa, è ovvio che dal 1996 a oggi sono usciti altrettanti capolavori, tantissime cose che hanno preso da Super Mario 64 e hanno perfezionato quella sua formula vincente, e... Però senza Super Mario 64 tutto questo non sarebbe mai esistito, quindi a livello di impatto, a livello di importanza e a livello anche di resistenza al tempo, per me è un gioco imbattibile e non puoi dire che è sopravvalutato. Te lo vieto, GTA 5 non è un granché, grandissimo Zeb, sono d'accordo, e, boh, a me il 5 deluse tantissimo. La storia mi lasciò proprio perplesso, perché rispetto al 4, che a livello di gameplay era molto molto meglio, dico il 5 era un bel passo in avanti, però il 4 c'aveva una storia memorabile, ti affezionavi ai personaggi, c'era la scrittura era sempre ironica, insomma, sempre quella cosa indecifrabile di Rockstar, che non capisci mai quanto stanno esagerando, quanto vogliono essere presi sul serio, cioè era proprio una storia che ti spiazzava e ti appassionava. Nel 5, fatto l'ultima missione, non mi sono neanche reso conto qual era la vera minaccia, qual era il nemico finale. Boh, io l'ho trovato proprio a livello di scrittura anonimo e innocuo.
Super Mario Bros. 2 è il vero primo Super Mario Bros. Wonder. Bellissimo, bellissimo parere, Alberto. Sono d'accordo. Diciamo che c'è sempre questa... questi titoli particolari nascono dalla secondaria, quella che potenzialmente è la voglia dei giocatori, no? Wonder nasce perché Nintendo crede che la gente si sia stufata di New. E quindi rinnoviamo completamente quello, una formula ormai collaudata. E Super Mario Bros. 2 nacque proprio perché Nintendo pensò no, e The Lost Level non piaceranno mai al pubblico occidentale perché sono troppo simili al primo Super Mario Bros. E sarebbe un flop. Quindi prendiamo Doki Doki Panic e cambiamo tutto quanto. Non lo so, speriamo che nella Legacy sia diverso. Però effettivamente come Genesi siamo là. Si può dire che Super Mario Bros. 2 è Wonder. È wonderful soprattutto. Grandissimo, Alberto. Ma in quale universo parallelo? Pazzesco. Magari ci sei affezionato, però non c'ha giochi, non ci potevi fare nulla, non c'aveva un grande potenziale mai espresso, come fa a essere la migliore console? Metroid Other M non è brutto come tutti dicono, non è un capolavoro, ma è un bel gioco. È un giochino carino, c'ha delle belle intuizioni a livello di gameplay, a livello di fasi action, è figo il sistema di combattimento, però non dovevano chiamarlo Metroid, ha tutto quello che proprio un Metroid non dovrebbe avere, e soprattutto queste cose sono pure fatte male in assoluto. Cioè, la storia e le cutscene sono inguardabili, ma già il fatto che ci sia una storia e ci siano delle cutscene è sostanzialmente uno schiaffo a tutto quello che rappresenta Metroid. Quindi ti dico, è vero, Mario non è così brutto, però non lo dovevano chiamare Metroid, mi dispiace. Lo stesso discorso lo potrei fare pure per Star Fox Adventures, però Star Fox Adventures, se non altro, c'aveva qualcosa che funzionava dietro. Meglio Pokémon che gli RPG di Mario. A quali RPG ti riferisci? Perché, per esempio, gli RPG di Mario non escono da, un bel po'. Origami King non è un RPG. E Mario e Luigi è ormai una serie morta dal 2018. Quindi i giochi Pokémon continuano a uscire e non so se vuoi paragonare l'ultimo gioco Pokémon con l'ultimo RPG di Mario. Secondo me questo confronto non ha molto senso, o più che altro la risposta dovrebbe essere esattamente opposta. Facciamo che ci aggiorniamo dopo l'uscita di Super Mario RPG. Vediamo se poi potrò dire meglio Scarlatto e Violetto. Star Fox Assault, best Star Fox, pazzesco. Più che altro perché ha tirato fuori una vera chicca. Assolta è molto molto particolare, però potremmo quasi considerarlo uno spin-off, quindi forse è un po' un'esagerazione. Però ci sta che in realtà che preferisci la formula di Assolta a quella classica da rail shooter di Star Fox, perché lo sai, pure a me non mi ha mai fatto veramente impazzire. The Last Story per Wii era un JRPG migliore rispetto a Xenoblade Chronicles, punto esclamativo. Diciamo che erano due progetti completamente diversi, mentre Xenoblade Chronicles provava a proporre qualcosa di estremamente ambizioso, che voleva rompere un po' tutti i canoni del JRPG, annullando la differenza che c'era tra MMORPG e JRPG. Invece The Last Story era proprio un classicismo più classico che si poteva sperare, è il Final Fantasy XI che non abbiamo mai avuto, e quindi direi che magari non voglio escludere, cioè uno non esclude l'altro, rispondono a due esigenze diverse ma molto simili tra di loro, più che altro mettono in luce come la Wii era la console perfetta per i JRPG. Paper Mario sta diventando più rompicapo che JRPG, benvenuto nel 2006, questo purtroppo è una trasformazione che è in atto da Super Paper Mario e non è più JRPG dall'era della Wii, purtroppo. Hollow Knight bellissimo, ma tutto questo hype per Silksong è esagerato. Oddio, non lo so. Il fatto è, secondo me, non è tanto l'hype esagerato, ma la gente non si rende conto di quali possono essere delle aspettative realistiche per un titolo del genere, che comunque Hollow Knight rimane un'anomalia e ci sta che si siano incagliati nel creare questo seguito. L'hype comunque è generato dal fatto che si rifà proprio a un tipo di giocatori molto esigenti, molto sempre sull'attenti, ecco, e soprattutto il fatto che è stato rilanciato poi da numerosi streamer anche tempo dopo la sua uscita. Diciamo, Hollow Knight è un po' il gioco giusto al momento giusto in un periodo storico dove il true hardcore gamer cerca il Souls-like, cerca la lore, cerca
la sfida probabilmente Silksong non rispetterà mai le aspettative irrealistiche che tanti si sono fatti. Però c'è anche da dire che anche Hollow Knight è un gioco irrealistico nella sua immensità, quindi boh. Ha mai confuso il silenzio con l'indifferenza? Oddio, non so se è una citazione da qualcosa, però ti direi che come frase non è che abbia molto senso, ti direi che il silenzio molto spesso è educazione. E a volte, boh, ne sento proprio il bisogno. Nintendo Switch è quasi a metà del suo ciclo vitale, probabilissimo, ma quello che è sicuro è che schiatterò prima io. Se continua così, vai proprio tranquillo. I poteri dei saggi in Tears sono implementati molto peggio dei poteri in Breath of the Wild. È una cosa di cui parlerò nella recensione sicuramente, penso sia uno dei più grandi difetti proprio di game design del gioco, non so come sia venuto in mente di mettere ti cazzo di saggi dietro che si muovono a caso, ti si mettono davanti e per interagirci devi premere il tasto azione, cioè è una follia, dovevano semplicemente trovare una combinazione di tasti, rivedere il layout dei controlli e fare in modo che non ci fosse questa confusione sul campo, perché veramente a sto punto tanto vale disattivarli. Resident Evil 4, non remake, per le prime 3 ore di gioco in assoluto uno dei migliori giochi mai creati, sono d'accordo al 100%, quella sensazione di tensione, di paura, di isolamento che ti dà la prima parte del villaggio, proprio mai vista in nessun altro gioco, dopo un pochino si perde, diventa qualcosa di diverso, però in generale Resident Evil 4 gioco proprio epocale, ma l'incipit pazzesco. Però la cosa che ti consiglio di fare è di giocarti il remake, perché io ho rivissuto tanto di quello che c'era nell'originale e soprattutto mi sono ritrovato di fronte a un gioco molto più omogeneo, che tiene alto il livello qualitativo dall'inizio alla fine. Il 4 originale c'aveva dei parecchi punti che non funzionavano, soprattutto parecchie cose che non avevano proprio senso verso la fine, e questo invece è molto più spaventoso, molto più pauroso, però dall'inizio alla fine pazzesco proprio, uno dei migliori giochi dell'anno. Il mio controller preferito è il Tricorbo del Nintendo 64, dipende sempre quello che ci devi fare. Ho idea che quest'anno farai molta ma molta fatica a scegliere il tuo GOTY, Poti. Grandissimo Paxo, in realtà ho deciso, vi anticipo questa cosa, che agirò così. Tears of the Kingdom è il Poti, ma è fuori classifica, è proprio un'esperienza a parte, è un'esperienza a sé stante, di cui vi parlerò in modo separato, mentre la classifica dei 10 Poti partirà proprio dal presupposto che il primo posto in realtà è escluso Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, quindi sarà comunque una classifica strainteressante, perché è uno degli anni più belli videoludicamente parlando che io abbia mai vissuto, e ho giocato tantissimo e c'è tantissimo da dire, e ci sono ancora giochi che devono uscire che potrebbero occupare i posti più alti della classifica, quindi sono molto felice di aver vissuto quest'anno videoludico con voi, perché poi parlarne sarà ancora più bello. La saga di Xenoblade è eccessivamente lunga e dopo una ventina di ore annoia. Guarda, sono d'accordo, è un pericolo che ho rischiato con tutti e tre gli episodi, e nel secondo mi ha colpito particolarmente, la parte centrale mi ha proprio ammazzato. Invece il 3 scorre secondo me molto, molto meglio. C'è questo grandissimo problema con i giochi che durano 40-60 ore, che è proprio difficile tenere alta l'attenzione, un po' per la storia, un po' perché comunque il gameplay rischia a un certo punto di raggiungere un punto di evoluzione e là si ferma e magari c'hai ancora altre 20 ore, sempre dei soliti combattimenti casuali, eccetera, eccetera. Se ti prendi una pausa rischi di non ricominciare mai più, perché appunto se perdi il filo è un casino, soprattutto con delle narrative così dinamiche, piene di colpi di scena, eccetera, eccetera. Dall'altra, se ti fai una tirata unica, a un certo punto rischi veramente di vomitare dagli occhi per la noia e la ripetitività. La serie di Xeno, non l'ho mai sofferta più di tanto, però capisco quello che stai dicendo, ma secondo me è proprio un problema nei JRPG in generale. Che fine ha fatto la versione Switch di Wind Waker? Guarda, è proprio qua sotto, ora la prendo, torno subito. Marzo 2025 come finestra di lancio di Switch 2 è meglio di settembre 2024. Non lo so, io rimango per reveal a marzo 2024, uscita per Natale, se potrebbe fa. Caro Babbo Natale. Il Master System è migliore del NES? Follia totale, follia, sei un eretico, subito allontanate questo profano dal tempio. Però posso dire una cosa, in questo periodo sono proprio innamorato del Game Gear. Che console, mamma mia. Una serie di giochi dedicata a Waluigi sarebbe una figata. Vedi Wario World, Land Master of Disguise. Sono d'accordo, ma in generale è un peccato che i platform siano diventati solo Mario e Kirby, si porta avanti pochissima roba, pochissima sperimentazione,
Wario Land disperso nel nulla, insomma, si potrebbe lavorare tanto sulla varietà. Purtroppo ci dobbiamo accontentare di Wonder. WarioWare ha rotto le palle, vogliamo un bel platform vecchia scuola alla Super Mario Land 3. Non ha rotto le palle perché WarioWare è molto figo, però ha rotto le palle il fatto che una cosa esclude l'altra. Non capisco perché Nintendo non può fare in modo che Wario sia protagonista di due serie in contemporanea. Sarebbe come dire, ora che è uscito Super Mario Wonder non può uscire più Mario Kart, Mario Party, Mario Baseball, gli spin-off non possono più uscire perché è già uscito il platform. Un po' di elasticità su via. La serie di Tales of è la più grande sciagura del mondo videoludico, addirittura, poverini, che ti hanno fatto? Invece sono dei JRPG carini, alcuni molto belli, altri dimenticabili. Però dimmi, qual è il tuo problema con la serie di Tales of? C'è molto di peggio. Super Mario è sopravvalutato, meglio il burraco, mi viene da piangere. Perché ancora una volta Shigeru Kaciopo, con un linguaggio forbito e con una prospettiva assolutamente dirompente, ancora una volta mi ha fatto mancare il terreno sotto i piedi. Io, poracci, cioè, non so che altro dire. Una verità è una verità, non è controbattibile. Quindi io mi fermerei qui. Grazie ancora una volta a Shigeru Kaciopo. E questo però c'era tutto per oggi. Non è assolutamente la seconda volta che registro tutto quanto perché non mi si era attivato il microfono. Io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo. Vi ricordo che ci sarà la versione Director's Cut per gli abbonati, sia qua su YouTube che sul Patreon, di questo bellissimo e entusiasmante Opinioni Poroverse, terzo episodio. Io vi ringrazio per aver partecipato in così tanti, spero che questo video vi abbia intrattenuto e noi ci vediamo presto al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate bravi, riposatevi, dormendo Sonic tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poroverso, Michele Controverso, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Si era attivato il microfono.